Il Pescara sfida quella che è diventata una vera e propria bestia nera, col Cittadella solo dolori negli ultimi anni. La serie aperta è di 5 sconfitte consecutive. Ne hanno fatto le spese Zeman, sconfitto 2 stagioni fa nel matinè dell'Adriatico Cornacchia e nel return match del Tombolato, sconfitta questa che ha dato il là all'esonero del Boemo, avvicendato da Massimo Epifani. Beppi Pillon, che da Venturato ha incassato la prima sconfitta dello scorso campionato e nel match di ritorno la seconda peggior batosta stagionale, un 4-1 secondo per dimensione solo la cinquina del Brescia. Le cose sono andate male anche per Zauri all'andata, un 2-1 griffato dal gran gol di Diò a Nicola Legrottaglie, il compito di spezzare il sortilegio con l'auspicio che il tecnico pugliese questa volta riesca a spezzare un tabù dopo che a Chiavari il Pescara ha fallito l'opportunità di centrare la terza vittoria di fila. Andando a ritroso nel tempo, limitandoci ai soli precedenti dell'Adriatico, doppio 1-1 con Baroni e Oddo in panchina, e allora per ritrovare un talismano, uno che il Cittadella non lo soffre proprio, bisogna fare affidamento a Marco Sansovini, il sindaco che con due prodezze ha messo la firma sugli ultimi successi casalinghi del Delfino, l'anno solare lo stesso, il 2011, in panchina Di Francesco e Zeman. Mancino per mancino, Legrottaglie chiederà così a Galano di essere ancora una volta decisivo in zona gol e spezzare il dominio veneto in una gara resa ancora più complicata dall'assenza di Scognamiglio, che si aggiunge a quelle dell'ex Busellato, Castanos, Pucciarelli, Campagnaro e gli infortunati di lunghissimo corso. Legrottaglie non rinuncia al 3-5-2. Due le alternative: arretrare Del Grosso, centrale di sinistra, soluzione più probabile con l'inserimento di Crecco da quinto, oppure lanciare dal primo minuto il millennial Elisalde nel caso Del Grosso tornerebbe a fare il quinto. Altro ballottaggio in mediana tra Melegoni e Clemenza, per il resto formazione fatta con il rientro di Palmiero in regia. È uno scontro diretto visto che le due squadre lottano per un posto playoff e sono separate da un solo punto. I veneti hanno raccolto in trasferta i punti del girone di ritorno, 4, a fronte degli stop casalinghe con Benevento ed Empoli, ed in generale proprio in trasferta sono più temibili, come dicono i 18 punti messi in cascina, lontano dal Tombolato, dei 33 totali. Venturato riproporrà il rombo di centrocampo con Iori vertice basso, D'Urso quello alto, Branca, Proia e Gargiulo si contendono le due maglie da interni, coi primi due favoriti. In avanti Stanco e Diò. Direzione di gara per il Luzzi di Molfetta, con cui il Pescara ha 4 precedenti, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Quello più recente è il blitz del Delfino a Cosenza, la terza giornata. Cittadella imbattuto in 5 direzioni di Luzzi, ma c'è una sola vittoria a fronte di 4 pareggi.